grazia per segno di preparazione a una inaugurazione dell'oratorio attraverso questo video filmato. Possiamo anche tutti noi renderci conto dei lavori consistenti che si sono stati e che sono stati realizzati. Il grazie va con essere per stasera, dico una parola importante, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare tutto quello che è la ristrutturazione dell'oratorio. E questo grazie ci auguriamo che sia veramente l'oratorio un luogo di crescita umana e cristiana. San Paolo Apostolo ai Corinzi. Siamo collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto, io ho posto il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora il Vescovo farà questo secondo gesto dopo l'incensazione. Firmerà questa pergamena dove c'è un pensiero olografo di Don Antonio Sighezzi, sempre dono da parte del parroco, che ringrazio. Così scriveva Don Antonio Sighezzi: coraggio, lavoro e prima prega. Con l'aiuto della Madonna Santissima faremo. Allegro sempre e mattacchioni. Conquista con la vivacità, allegria, perché noi abbiamo bisogno di farci amare, di fare vedere che siamo simpatici. Ciao, ti abbraccio con affetto, tuo Don Antonio. Facciamo un applauso a Don Antonio. Che vengo qui provo anche un po' di invidia buona e sana, che più che invidia dico che vengo a ricevere una bella testimonianza di chiesa. Effettivamente, venendo qui a Paladina, in genere anche nella vostra diocesi di Bergamo, ho sempre modo di cogliere una vivacità non solo di attività che indubbiamente ci sono e si vedono, ma anche vivacità di partecipazione e di profondo radicamento, ecco, di tradizione, di attaccamento alla Chiesa nel vostro cuore
e anche nel vostro modo concreto di comportarvi. Questo per noi liguri siamo un po' più orsi, quindi magari il vostro slancio, il vostro entusiasmo, il vostro coinvolgimento ci stimola e ha tanto da insegnarci. E questa cosa la vedo in modo particolare, non lo dico per complimento, ma la vedo nel caro Don Vittorio, perché io già sono di carattere un po' agitato. Don Vittorio mi sembra che un po' mi batta, ma per dire una cosa in più, Don Vittorio rimane sempre calmo. È agitato nel senso che dice tanto, produce tanto e trasmette questa serenità che è vera capacità di accoglienza. Per me davvero sei un grande esempio di pastore buono che dà la vita per la sua gente. Credo che tutti se ne rendano conto. Da ultimo, venendo alle cose materiali, vi invidio anche un po' l'oratorio, perché da voi gli oratori sono tanti, tutte le parrocchie ne sono dotati e sono convinto, come voi giustamente dite, che l'oratorio sia uno dei motori principali della vita della comunità. E voi avete non soltanto le strutture, che comunque sono uno strumento e un dono importante, ma intorno alle strutture avete anche tutta una tradizione, una competenza e anche tutta una ricchezza di persone che si coinvolgono nella vita dell'oratorio, che lo fanno davvero vivere. Ecco, allora, mentre vi ho detto tutta la mia invidia, buona, si capisce, buona, per dirvi al contrario il mio affetto e la mia stima per voi e per la vostra vita di chiesa, approfitto anche per chiedere la vostra preghiera per me, per il mio ministero, per la mia chiesa, perché anche se siamo distanti, anche se non condividiamo le stesse cose nella stessa modalità, però condividiamo insieme lo stesso tesoro. Questa è la cosa più importante. Grazie. Grazie.
sì, ma ci sono ancora bianca e nera.
voglio restare con te, tra le tue braccia ed il cuore, regalami le parole che hai detto solo per me. Non smetter mai di aspettare quando io non so capire. Ho legato cielo e terra con un nastro fatto di tutti i colori. Ho steso una coperta verde su cui possono nascere i più bei fiori. Nel buio sole, luna e stelle, le mie dita han fatto cose così belle. Ho scavato mani nude per ogni fiume, una rocciosa valle. Sulle pianure, sulle alture, nei profondi mari, gli animali ho posto. È per te che ho fatto tutto questo, io voglio restare con te. Tra le tue braccia ed il cuore, regalami le parole che hai detto solo per me. Non smetter mai di aspettare quando io non so capire. E se dei giorni e dei tuoi sogni non ancora si poteva raccontare, io allora già tessevo l'aria della storia in cui puoi farti abitare. Per te ho percorso strade, mille sentieri dove camminare. Ti ho protetto sotto le mie ali per sollevarti fino a volare. Ed essere felice come agli occhi di un papà è quello che ti ho chiesto. È per te che ho fatto tutto questo, io voglio restare con te. Tra le tue braccia ed il cuore, regalami le parole che hai detto solo per me. Non smetter mai di aspettare quando io non so capire. Io voglio restare con te. Tra le tue braccia ed il cuore, regalami le parole che hai detto solo per me. Non smetter mai di aspettare quando io non so capire. Io voglio stare con te, tra le tue braccia ed il cuore, regalerò le parole. Nelle tue mani
riposerò il mio cuore ed il mio domani a te io affiderò. Insegnaci ad amare, insegnaci a donare, a conquistare il mondo con la felicità. Insegnaci a gioire, a soffrire con chi accanto a noi sarà. Insegnaci a parlare, a comunicare, ad abbracciare il mondo con generosità. Insegnacelo tu ad amare come si fa. Ad amare, insegnaci a donare, a contagiare il mondo con la felicità. Insegnaci a gioire, a soffrire con chi accanto a noi sarà. Insegnaci a parlare, a comunicare, ad abbracciare il mondo con generosità. Insegnacelo tu. Thank you.
proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. L'obiettivo che sia un consiglio pastorale, un consiglio affari
campo diviso insieme che era l'oratorio. Ecco. È chiaro che questo tonale, ecco, c'è un pensiero finale da meditare, ecco, e questo grazie, ho detto Cristian, che è geometra sulla sicurezza, ecco, il grazie sta anche in lavori di questo genere, il pericolo è dietro alle spalle. Ringraziamo il Signore che non si è fatto male a nessuno, quindi anche questo è una cosa importantissima, non solo, ecco, il grazie a tutte le imprese che non solo hanno lavorato, ecco, questo vuol dire al tempo poi, ecco, in modo serio, non solo nelle tempistiche, perché chiaramente c'è anche il discorso di tempi, ecco, quindi starà a voi giustamente, ecco, valutare la realizzazione del tempo, ecco, non solo. Le ditte, ecco, non sto a citarli tutti, quindi ecco, facciamo un grande applauso sul quadrante. Elettricisti, quindi stasera siete seduti, invece gli altri giorni eravate in attività. Ecco, quindi è chiaro che anche una sinergia di lavoro, perché se si ferma uno, si ferma l'altro, quindi ecco, sono tante cose che, ecco, oltre ad aver, a mio parere, lavorato con serietà, ecco, tutti ci hanno messo anche il cuore e anche un'attenzione alla comunità, perché i costi potevano essere anche ben diversi, e io dico grazie, ecco, a quello che le ditte, giustamente, ecco, bisogna si lavora per vivere, ma hanno avuto onore la nostra comunità. Ecco. In questo grazie il mio pensiero va a due persone in modo particolare, ecco, al fondatore delle distrade, che è Gianni, il papà, che purtroppo nel mese di marzo è volato in cielo per questa grave pandemia, ha lavorato fino all'ultimo giorno in cantiere con la macchina, l'avete visto, ecco, i filmati, ecco, con lui se ne è andato anche il signor Oscar, che era il signore che ogni anno metteva la terza struttura per la festa, ecco, per l'estate. Ecco, tutti e due sono volati in cielo, con loro anche tanti nostri familiari, perché un parto tra noi sono tutti, la sua famiglia. Ecco, in questo, certamente dal cielo, anche loro questa sera sono qui e certamente hanno voluto che la cosa andasse nella pienezza del suo compimento. Io credo anche che c'è una comunione della Chiesa terrena con quella celeste. Ecco, in questo grazie, certamente, ecco, ci stanno tante cose, dico grazie a tutta la collaborazione che c'è stata, anche è presente il sindaco, nell'amministrazione comunale, nel tecnico comunale, quindi sono tante le cose, viaggiando insieme, dico questo non è un privilegio alla Chiesa, ma ecco, Chiesa, amministrazione, per cercare il bene di una comunità. Stasera non è che c'è quel paese, voi siete un piccolo segno, noi dobbiamo essere il lievito che fa fermentare la pasta. Poi l'oratorio sarà vissuto da tutti, mi auguro che non stia ragazzi, quindi ecco, i parroci cambiano, quello che sarà una cosa bella, che sentirete il vostro oratorio come una casa comune. Ci vuole ancora di più questo tempo di distanze, di individualismo, e purtroppo questo periodo non giova, non giova giovane, abbiamo bisogno di vicinanza, di comunità, di costruire comunità, in uno spirito proprio di fraternità, di volersi bene. Su questo anche chi è impegnato nella pastorale, si deve crescere di più amore. Quando si perdono persone care si capisce cosa significa, quindi tante volte quando ci siamo, tante volte i parroci mi fanno santo quando sono morti, quando ci sono, ecco, quindi è così per tutti, ecco, quindi l'importante è camminare nel bene, questo, investire nella pietra per investire sulla persona, questo è importante. C'è bisogno di strutture, giustamente. Norma, non è che abbiamo fatto tutto, abbiamo sospeso anche alcune cose, che giustamente il portafoglio, avremo davanti alcuni anni per pagare dei mutui, ecco, certamente.
venerdì scorso, cucina, ecco l'arredo della cucina, queste cose sono state la parte nuova dall'esterno a, ecco, quindi con lavori consistenti, lascio con la parola poi all'architetto. C'è un senso, e questo sta nella comunità, certamente, educare le nuove generazioni a saper costruire un futuro migliore, un futuro cammina con i piedi dei giovani, stanno giustamente a trasmettere i valori. Mi auguro che sia veramente questo il compito principale della nostra comunità. Ecco, è chiaro che ci sono tante altre opere che spero che in futuro la comunità da questo sia un là per portare poi il provvedimento, quindi insomma anche altre opere di messa in sicurezza, e c'è un cinema fermo da tanti anni, quindi comporterà, mi auguro, domani l'abbattimento e avere anche una struttura polivalente che sia per i beni di tutti, scuole, eccetera. Quell'alleanza educativa, fare rete, si costruisce con il tempo, ma con il tempo. Si costruisce con possibilità, con una volontà seria, ecco, quindi questo, le cose maturano col tempo. Se c'è una volontà di chi ci abita, ripeto, i preti cambiano, poi rimanete, la comunità rimane, l'oratorio starà a voi a far sì che quell'oratorio, a mio parere, bello nella sua struttura oggi, lo sia anche nelle persone che vivranno in questa realtà. Quindi grazie. Spese che abbiamo dovuto affrontare, che non dovevamo affrontare sulla carta. So che i fratelli nuovi non volevano, però mi sembra giusto dirlo. Il campo sintetico è stato offerto a memoria del padre, dalle distrade. Scusate, loro non volevano, mi sembra giusto ricordare. Allora, i lavori bene o male sono stati frustrati. Se voi avete domande riguardo qualcosa, sono a disposizione. È stato chiaro il filmato, meglio di così. No, se avete qualche dubbio, qualche perplessità o qualcosa, complimenti alla regia. L'iter è stato all'inizio valutare i beni della parrocchia,
quali sono, quelli in ordine e quelli che chiedono una sistemazione. I beni strettamente pastorali, cioè la chiesa, l'oratorio, queste sono le priorità, ci sono altri beni, ecco, quindi, che chiedono comunque sistemazione, comunque sono beni anche che chiedono un'alienazione, quindi le tenere cose che noi non servono, ma che siano per il bene comunitario, sociale. A questa valutazione abbiamo valutato se c'erano delle urgenze. Purtroppo avevamo un'urgenza, l'urgenza era il campanile. Quindi avevamo già in essere il mutuo della Chiesa, che sono più di 40.000 euro all'anno. Abbiamo sostenuto in questi anni, ormai giungiamo a chiusura di questo mutuo, va bene, quindi grazie alla generosità di questa comunità. Quindi avete sentito vostra la Chiesa. Non solo, ma questo, la priorità, ho detto l'urgenza, non emergenza perché non stava crollando il campanile, ma urgenza, stacchi gravi, sì, e quindi si è dovuto intervenire ancora grazie all'architetto che in quel caso, diciamo, alle ditte che hanno lavorato ancora, ecco, si è ristrutturato il campanile. Bene, nella ristrutturazione del campanile anche lì generosità, ringraziamo la Conferenza Episcopale Italiana che il costo è stato grosso modo 130.000 euro, 50.000 la Conferenza Episcopale Italiana ce li ha dati, quindi meno per la comunità, un 15.000 euro su 30, la statua solo di Sant'Alessandro sul campanile, la vedete sembra piccola, ma è quasi 4 metri di statua, quindi solo la ristrutturazione della statua sono stati 30.000 euro, 15 grazie a noi, diciamo c'è stato questo punto, più la generosità di molti di voi. Prestiti o comunque donazioni. Siamo giunti a questo. A questo punto l'oratorio, io ho detto così a fare economici, cosa diciamo giustamente su questa cosa, ho visto che c'è un bando della regione Lombardia sulla ristrutturazione degli oratori. Ho presentato all'architetto il bando, ho detto provi a valutarlo e lei mi ha detto fa a caso nostro. Quindi, però vi sapete che i bandi escono oggi, bisogna presentare anche domani, quindi già mi mettono in difficoltà subito. E presentare tutta la documentazione è veramente oggi difficilissimo. Quindi il nostro architetto sul pezzo ha preparato il tutto, ma prima di partecipare al bando io ho dovuto presentare questo alla curia vescovile, perché bisogna presentare a una diciamo, commissione, alla commissione d'esame, che si chiama Tavolo Zero, dove ci sono i vari uffici, l'ufficio per gli oratori, l'ufficio dell'economia, l'ufficio pastorale, eccetera, sono più persone, tecnici, eccetera, presentando facendo capire il senso di questo. Bene, quindi quello che noi abbiamo presentato, e ci è stato detto, lì ci potevano dire andate a casa, paladina, e invece ci hanno detto sì. Noi abbiamo presentato il progetto, la Regione Lombardia ci ha detto bravissimi Martina, un bel progetto, andate avanti, però euro zero. Quindi lasciamo perdere tutto, sono stati finanziati altri progetti su Milanese, eccetera, a Bergamo uno che è l'oratorio qui vicino a noi molto per pannelli, eccetera. In questo fatto probabilmente quello che ci ha penalizzato è stato che non avevamo in essere il mutuo, se no su tutto il resto eravamo facendo. Quindi di fronte a questo lasciamo perdere, col consiglio affari economici mi ha detto, per tante cose non dico che c'è l'entusiasmo di dover fare questo, ma o iniziamo, perché abbiamo tutto l'iter, chiedendo alla curia se possiamo iniziare almeno un lotto di quello che è tutto il progetto globale, che viene accettato tutto o non si fa. Quindi di fronte a questo bene, ecco, c'è stato detto di sì e quindi si è iniziato appunto i lavori. L'hanno portato giustamente, poi voi sapete che quando si interviene ci sono tante sorprese, quando si inizia sapete che le sorprese sono tante. Giustamente le cose o si fanno meglio, però giustamente prevede anche il portafoglio in quel momento, sono tante cose, però diciamo grazie che la realizzazione adesso dell'opera muraria, sicuramente c'è un oratorio che chiede ancora altre cose, la parte nuova è nuova, il resto chiede ancora delle
si può fare tutto certamente, però se ci si crede riuscirete a realizzare anche altre cose, ma l'importante, dico, per investire su di voi sia investire sulle persone, quindi accogliamo veramente che sia luogo educativo, che quella comunità cristiana lo è per tutti, non fa distinzione, anzi ci educa ad amare ogni uomo, crediamo in Dio che sia fatto uomo, al di là del colore della pelle, delle convinzioni religiose, della lingua, imparare a volersi bene, e forse questo dobbiamo tutti imparare ogni giorno, quindi finché il Signore ci dà la vita. Ecco, io direi una preghiera in chiusura a coloro che sono andati nell'aldilà, ma che hanno creduto in questo progetto, quindi c'è anche qualcuno che mi ha sostenuto economicamente, che è andato di là, quindi sono tante le persone, quindi in questo senso noi affidiamo al Signore anche la loro intercessione, perché domenica sia un ripartire con la benedizione del Vescovo non tanto ai muri dell'oratorio, ma alla nostra comunità, perché quello che ci sta davanti a tanti incogniti, sia un continuare con riprendere con serenità, con fiducia in Dio, questa è la cosa più importante. Ci alziamo in piedi, ci alziamo in piedi. A Sant'Alessandro, il nostro patrono, al servo di Dio, Don Antonio Sighezzi, a cui è dedicato il nostro oratorio, tutti i nostri cari che sono in paradiso, vengono su di noi, ci aiutino a costruire ogni giorno una comunità di fede e di amore. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma di ricerca. Don Antonio Sighezzi è morto in martire, in campo di concentramento da Dachau. Costruire rapporti di pace ogni giorno non è facile per tutti, nelle nostre famiglie, nella comunità, nel mondo intero. Regina della pace, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Il campo dell'oratorio, i preti vescovi saranno in chiesa alle 10:30.